Un grande Teramo soffre nella prima parte di gara, poi reagisce, rimonta e dilaga in casa di un Gubbio in crisi di risultati, ennesima prova di maturità dei ragazzi di Vincenzo Vivarini, trascinati dalla coppia d'oro Donnarumma-La Padula, devastanti in terra umbra e fautori dell'1-4 finale. Dati in ballottaggio, Masullo e Di Matteo giocano entrambi, quest'ultimo mezzala al posto di Di Paolo Antonio, Perrotta preferito a Diakité. Nel Gubbio, Regolanti e Domini partono dalla panchina, 4-1-4-1 per Acori, con Guerri ed Esposito davanti all'Oviso e Mancosu a sfrecciare sulla destra, come in occasione del gol che lo stesso Mancosu sigla al 18esimo. Sinistro preciso ma non potentissimo, Tonti sfiora soltanto, ma la rete sigilla il predominio eugubino della prima parte di gara. Il Teramo non si scompone e si prepara ad un finale di tempo roboante. Al 39esimo il pareggio, l'azione è innescata da Masullo, traversone, sponda di La Padula per Donnarumma che sotto porta, dimenticato dalla difesa, di giustezza batte Iannarilli. 1-1 e undicesimo gol in campionato per il centravanti di Torre Annunziata. Feeling perfetto con il gemello del gol Gianluca La Padula, che però non vuole essere da meno, e al 43esimo di forza si inventa il gol del sorpasso. Ruba palla ad Esposito, avanza e dai 18 metri sgancia un sinistro potentissimo a pelo d'erba che fulmina Iannarilli. 1-2 con l'attaccante torinese che arriva in doppia cifra, decima marcatura per lui, e inerzia tutta per i biancorossi come nella ripresa, quando il Gubbio resta in 10, già ammonito, Esposito ferma con le cattive Cenciarelli e Guccini di Albano Laziale dimostra il secondo giallo e quindi il rosso. Dopo aver avuto una ghiotta chance con Di Matteo, il Teramo al 18esimo chiude il confronto con la rete meravigliosa di Alfredo Donnarumma, la 12esima in campionato, destro a giro sontuoso che supera Iannarilli e finisce nell'angolo. Lo chiamano gol alla Del Piero, lo segna Donnarumma che consegna ai posteri la doppietta dell'ex. Applausi a scena aperta per lui. Nel frattempo nel Gubbio era entrato Regolanti, la cui partita dura 5 minuti, gomitata a Caidi e rosso diretto per l'attaccante. Gubbio in 9 e che affonda la mezz'ora, contatto in area tra Danna e La Padula, Guccini decreta il calcio di rigore che inizialmente lo stesso La Padula vorrebbe calciare, salvo lasciare l'esecuzione a Mirko Petrella. Gesto apprezzato da tutti i compagni, Petrella in primis che dal dischetto firma il suo secondo gol in campionato, quello del definitivo 1-4. Unico neo di giornata, il giallo a carico del diffidato Scipioni, salterà il Sant'Arcangelo, ma questo Teramo non farà fatica a rimpiazzarlo per una giornata. La rincorsa verso la vetta continua con più convinzione che mai.